Il grande giorno è arrivato per i circa 7.000 studenti fiorentini alle prese con la prima prova della maturità. Ungaretti, Andy Warhol, alimentazione e secolo breve. Sono queste alcune delle proposte del Ministero dell'Istruzione. 6 ore per ultimare il tema, ma sentiamo gli umori a caldo di chi ha appena lasciato l'aula. Com'è andata questa prima prova? No, bene, bene. Ma bene, abbastanza, penso bene, spero bene. Bene, penso bene, dai. Ma bene, penso. Non male, le tracce non erano nulla di che, un po' banali. Che traccia hai scelto? È quello, il tema libero, di carattere generale. Sociopolitica, destra e sinistra. Molto, tracce molto scrause, cioè Ungaretti... Enrico Fermi, cioè chi lo fa Enrico Fermi al liceo? Io le ho fatto io, era sui reality show, sulla fama effimera. Così. Andy Warhol. Sì, c'era partendo dalla citazione di Andy Warhol, esatto. Io ho scelto la traccia tecnico-scientifica su Fermi. La sociopolitica. Quello di Andy Warhol. Cosa hai combinato? Sono cascata ieri sera. Ieri sera proprio giusto il giorno prima? Sì, perché stavo andando a prendere il vocabolario di italiano e sono caduta in motorino. Questa nottata come l'hai passata? Tranquillamente, no, se non mi svegliava mio padre col telefono, mi sono svegliato all'8:15, grazie a Dio sto qua. La prova che temi di più? Ma o latino domani, e se no gli orali. La terza prova. Terza prova, sì. L'orale, senza dubbio l'orale. Università? L'università si starà a vedere, intanto voglio finire e farmi le vacanze. Vacanze, Spagna, con gli amici, università, psicologia. Università l'anno prossimo, prima devo studiare francese, perché voglio fare diritto internazionale, non so il francese. Non lo so, non decido fino alla fine di tutto ciò. Senti, di la verità, si può copiare o non si può copiare alla maturità? Ma secondo me sì, non mi sembra ci fossero controlli troppo eccessivi. Ma oggi è il tema, c'era poco da copiare, se me lo richiedete domani ve lo posso dire con più sicurezza.